Buonasera, buonasera a tutti, buonasera da Michele Pilla e benvenuti, bentornati a questa puntata, ennesima puntata, la terza per la precisione, di Io amo Montaguto. Allora, io chiedo naturalmente conferma a quanti di voi ci stanno guardando di farci sapere, di farmi sapere se è tutto a posto con l'audio, con le immagini che vedete sulla vostra, sul vostro schermo, sul vostro tablet, sulla vostra TV, sui vostri dispositivi. Siamo anche nella seconda camera qui che vedete sulla vostra TV. Allora, in collegamento per Montaguto TV, montaguto.com, Michele Pilla per voi. Ecco, arrivano i primi feedback, il primo messaggio. Io vi lascio tutti i recapiti. Allora, se volete contattarci, abbiamo un'email che è redazione@montaguto.com. Cominciano ad arrivare miliardi di messaggi. Un contatto Skype che è montaguto.com e poi telefono WhatsApp che risponde al numero di 39 più 39 per chi chiama da fuori dall'Italia, 333 3800 130, WhatsApp e telefono. C'è Diego che dice funziona tutto, va alla grande. Un salutone a Diego Castaldo da quel di Vibo Valentia, presumo. Dimmi se il paese è corretto, se non ho fatto strafalcioni. Devo salutare l'amico Francesco Mascolo da quel di Montaguto, di cui vi illustro subito la cena al volo. Vi faccio vedere che cosa si è mangiato Francesco. Andiamo a vedere subito la cena di Fra, che mi ha scritto, ecco qui, pizza con zucchine, patate bianche e patate viola, tutte di mia produzione. Poi mamma Concetta mi ha scritto, allora un attimo solo, saluto intanto anche Pietro ed Anna, un attimo solo ragazzi, anche Concetta che mi ha scritto, ecco qui, mi ha mandato una seconda foto, ve la faccio vedere, rotolo di bietole e capocollo, quindi se siete proprio messi bene, come si suol dire. Un salutone anche ad Anna e Pietro da quel di Bologna, e faccio tantissimi auguri all'amico, ormai cugino acquisito, Pietro, nativo calabrese naturalmente, ma calabrese di nascita, bolognese di acquisizione, e ad Anna, cuginetti miei, vi voglio bene. Diego ci scrive da Lamezia Terme, mi contatta da Lamezia Terme, come non detto, ecco, primo strafalcione del giorno. Allora, prima di cominciare, però, intanto io ringrazio l'amico Tonino D'Urso che è stato il realizzatore di questo fenomenale video che avete visto poc'anzi, che poi pubblicherò sul sito montaguto.com, Montaguto degli anni 80. Qualcosa, ragazzi, di veramente eccezionale. Il tempo passa, il tempo scorre, tempus fugit, dicevano gli antichi, ed è vero, e non lo si può fermare. Lo si può però quantomeno incassettare, ed è quello che ha fatto Tonino D'Urso negli anni 80, che appunto ha realizzato questi video che sono un tesoro inestimabile, col quale Tonino vorrei con tutto il cuore realizzare un documentario, Montaguto oggi con Montaguto ieri, un confronto, e credo che sia un progetto di quelli veramente importanti, e spero di poterlo portare a termine. Ma adesso ci colleghiamo subito con l'amica Samantha Berardino da quel di Sant'Agata di Puglia. Vi faccio vedere che cosa sta succedendo a Sant'Agata, che cosa è successo. Ecco, lo vedete sul vostro schermo, un incendio che ha creato non pochi problemi quest'oggi in quel di Sant'Agata di Puglia. Io vado a prendere anche la notizia che ho pubblicato sul sito montaguto.com e che adesso vi mostro. Ecco qui, devastante incendio a Sant'Agata di Puglia, brucia il Monte Croce e il paese rischia. Andiamo a sentire però la collega Samantha, la collega e amica Samantha, che è la direttrice del portale Sant'Agatesi nel mondo, e andiamo a sentire un po' che cosa è accaduto quest'oggi e com'è la situazione ad ora a Sant'Agata di Puglia. Ciao Michele, Ciao Samantha, buonasera, buonasera a te, come va? buonasera a te, tutto bene?
per modo di dire, nel senso oggi avremmo dovuto sentirci ugualmente per motivi più allegri, invece sì, abbiamo e invece... una cattiva notizia. Allora, abbiamo annunciato, ho annunciato poc'anzi di questo incendio. Allora, in sintesi, dici un po' che cosa è successo e com'è adesso la situazione a Sant'Agata di Puglia. Guarda, cosa è successo è poco chiaro, nel senso che, come dire, nel giro di pochissimo tempo, subito dopo le 15 di oggi pomeriggio, ha cominciato a divampare un enorme incendio, praticamente sul Monte Croce, che è una vasta, come dire, altitudine boschiva che abbiamo esattamente dirimpetto a Sant'Agata, diciamo è il nostro belvedere, quindi dal nostro affaccio sulla piazza abbiamo questo bellissimo polmone verde. E ti dico, oggi è una giornata veramente triste per noi, ci piange il cuore. Pensa che al momento sono le 21, quindi dalle 15 di oggi pomeriggio, sono tantissimi volontari, tantissimi ragazzi del paese ancora alle prese con le fiamme. Diciamo che la situazione è stata critica fin da subito perché a causa del vento, cioè oggi è una giornata ventilata, insomma un po' ovunque, forse anche dalle vostre parti, e il vento forte di scirocco subito ha reso questo incendio veramente di dimensioni devastanti, tanto che è arrivato a lambire il centro storico che è esattamente di fronte a questo monte. Le prime abitazioni sono davvero vicinissime, quindi è stato un brutto momento, anche perché non riuscivamo, oggi ci sono stati diversi incendi, uno che ha bloccato tutta la dorsale adriatica, il traffico dei treni, perché c'è stato un altro vastissimo incendio tra Termoli e Campomarino, sì, lo leggevo, e un altro sul Gargano, sì, vicino Monte Sant'Angelo, per cui i Canadair erano impegnati probabilmente in contemporanea, per cui avevamo davvero difficoltà a prendere la linea. Ci hanno aiutato, vedi, tu fai una trasmissione con gli amici di Montaguto che vivono però in tutto il mondo, anche noi abbiamo per fortuna una grande comunità, ci hanno aiutato gli amici, perché poi sai, su quel monte c'erano i ripetitori sia di internet che la nostra antenna, sì, della webcam live, sì, che abbiamo sul sito Sant'Agata nel mondo, per cui diciamo i collegamenti sono stati proprio fortunati da questo punto di vista. Ci hanno aiutato gli amici nei dintorni che vivono nella provincia di Foggia, che hanno chiamato i vigili del fuoco per ore finché finalmente non si è riusciti a prendere la linea, e questa è stata un po' la tragedia, cioè che sono arrivati dopo 2 o 3 ore dall'inizio dell'incendio il primo Canadair. Quindi insomma al momento le fiamme si sono allontanate dal paese perché gli interventi sono andati subito, più che a spegnere il focolaio principale dell'incendio, sono andati subito a spegnere le serpaglie vicino alle abitazioni, sì, e le abitazioni sono state nella parte sottostante paese, sono state evacuate. Le persone si sono messe al riparo a casa di amici e si sono tutti organizzati, però al momento l'incendio non è spento, quindi speriamo bene. Comincia malissimo, diciamo, quest'estate, perché dalle parti, diciamo che soprattutto in zone di campagna, però ecco, nel nostro sud non sono rari fenomeni appunto di incendi boschivi, ci sono c'è tutta una procedura, diciamo, di sicurezza, di emergenza, chiamate, numeri verdi, bla bla bla, però insomma ecco, cominciamo male, siamo a fine giugno e se questo è l'andazzo, insomma, ci aspetta un'estate torrida. Speriamo naturalmente che ciò non accada, anzi, prudenza, facciamo un appello soprattutto al buon senso, chi magari lancia una sigaretta, un mozzicone di sigaretta in una sterpaglia può provocare incendi, piuttosto ovviamente quelli che lo fanno di proposito, ovviamente lì parliamo di insomma di criminali veri e propri, sì, veri e propri, sì. Quindi attenzione ragazzi, insomma, se vedete situazioni allarmanti, naturalmente chiamate subito i numeri di emergenza. Samantha, io ti volevo chiacchierare con te un po' di diciamo di quello che può essere, di quelli che possono essere prossime iniziative, magari lo faremo la prossima volta, magari adesso, ecco, per adesso non è il caso, magari la settimana prossima possiamo risentirci e chiacchierare magari un po' di quest'estate, di quello che potrebbe esserci, di un sodalizio anche magari, perché no, tra Montaguto e Sant'Agata, due province e regioni diverse, però unite dalla stessa passione, dalla stessa, come dire, voglia di portare i nostri paesi nel mondo. Questo credo sia una cosa bella che può giovare ai nostri paesi, no? Assolutamente, anche perché noi siamo fortunati.
fortunati, secondo me. Noi abbiamo, vabbè, quali oggi questo episodio che, credimi, mi ha davvero turbato. Sì. Siamo ancora alle prese con questa cosa, per cui magari oggi non è il giorno giusto, però assolutamente. Noi siamo fortunati perché abbiamo delle comunità veramente che non c'è bisogno che siano neanche, come dire, che dimorino a Montaguto, a Sant'Agata, ma sono ricchissime, sono in tutto il mondo, non possono far altro che arricchirci, e quindi perché no, diciamo, una sorellanza, una fratellanza tra i nostri paesi, tra le nostre web TV, assolutamente benvenga, così magari facciamo anche conoscere le bellezze del nostro entroterra, dai, magari. Esatto, esatto, esatto. Si faranno una bella passeggiata a Montaguto e viceversa. Perfetto, facciamo un bello scambio cultural gastronomico multimediale. Vedo che ci siamo capiti. Esatto. Per fortuna la tecnologia ci aiuta, dai, la prossima, esatto, settimana sicuramente, la prossima volta sicuramente accoglierò la tua ospitalità nel tuo spazio, che è molto bello, anzi ne approfitto, faccio i complimenti a te. Grazie. E anche a tutti i tuoi amici che ti seguono, devo dire, ti seguono tantissimi, come fai a convincerli, Michele? Guarda, dicendo di parlare di Montaguto, è Montaguto che attira, se lo facessero per me con questa faccia, insomma, non sarebbe proprio la stessa cosa, però Montaguto attira, c'è fame, ecco, di... anche di un po' di ritorno alle origini, e credo che avere durante la settimana uno spazio per chi magari vive fuori, avere la possibilità di sentire voci amiche, voci delle proprie origini, delle proprie terre, credo che sia una cosa che attualmente attira parecchio, e questa è una cosa molto bella che portiamo avanti proprio per dare, ecco, come dire, per dare qualcosa a chi appunto ha voglia di ritornare un po' a casa. Quindi questo è il segreto, credo. Benissimo, Samantha, io ti ringrazio naturalmente, mando un abbraccio forte a voi. Perfetto, grazie mille, se ci sono aggiornamenti facci sapere. Sì, grazie mille, grazie per l'ospitalità e a presto, grazie. Un abbraccio. Grazie mille e un abbraccio naturalmente a voi Sant'Agatesi, ciao Samantha. Allora, era Samantha Berardino, la direttrice del portale Sant'Agatesi nel mondo, che è una realtà fantastica, è una realtà veramente bella. Poniamo le basi per un gemellaggio. A proposito del gemellaggio, io saluto naturalmente con grandissimo affetto gli amici di Orsara di Puglia, un bacione enorme a Rocco Dedda e Michela Del Priore, con cui siamo stati insieme questo weekend, abbiamo gozzovigliato, e io li saluto perché siamo gemellati culturalmente anche con Orsara. Ricordo la grigliata letteraria, che sta diventando un appuntamento immancabile e lo sarà anche di questa estate. Allora, andiamo avanti, devo salutare Monica De Mita, devo salutare Mimmo, Fedora e Lucia che ci scrivono da Foggia, un bacione, se volete intervenire fatelo senza problemi, il numero è in sovraimpressione. Saluto naturalmente anche Carisio, Deborah e la piccola dolcissima Nicole, un bacetto a te, un bacio arriva a quel di Pagani, dove l'amica Antonella Colucci mi manda questa foto, di questo brutto ceffo che è qui. Allora, fate una cosa amici, mandatemi un selfie con la visione della trasmissione, con il tablet, con la TV, con lo smartphone, voi che state guardando la trasmissione, così lo faremo vedere. Intanto tra un po' farò un'altra telefonata, prima volevo mandare un saluto affettuoso all'amica Giovanna Gagliardi e alle famiglie Gagliardi Ricci, perché l'ho saputo io qualche giorno fa, però il 18 maggio scorso è venuto a mancare in quel di Francoforte, quindi in Germania, Giovanni Ricci, che era il fratello della mamma di Giovanna, quindi lo zio Giovanni, fratello di Immacolata Ricci. E naturalmente un abbraccio fortissimo alle famiglie e un abbraccio a Giovanna, con la quale questa domenica c'è stato un evento bellissimo di cui vi voglio far vedere al volo un attimo le foto. Un evento stupendo di cui chiacchiereremo nel TG in dialetto insieme a Francesco Mascolo e Minguccio del Core, tra un po' sentiremo anche loro. Un evento bellissimo organizzato dall'amministrazione comunale, non voglio parlare di politica, però questo evento veramente meritava, e vi faccio vedere qualche foto, se riesco a trovarla sul sito, ecco, vi metto in viva immagine il sito montaguto.com, ecco qui. Domenica ci sono stato anch'io, per fortuna, la
bellissima visita dei ragazzi dell'Assori, che è un'associazione che si occupa di persone con problemi, con sindrome di Down, insomma ragazzi con disabilità. Sono stati a Montacuto, hanno fatto una passeggiata per il paese, sono stati alla messa, sono stati all'Ariella dove c'è il bellissimo monumento di Padre Pio. Io saluto naturalmente l'associazione Amici di Padre Pio, saluto Roberto Grilli se ci sta ascoltando. Roberto, dopo se vuoi intervenire per un saluto, siamo veramente lieti. Ecco Roberto che spiegava ai ragazzi la genesi della statua, poi tutti su, ecco il presidente qui a destra, Costanzo Mastrangelo, insieme al sindaco, insieme a Giovanna e un altro ragazzo, un ospite della comunità, e poi tutti insieme al Fisher Park, al laghetto, saluto gli amici, la famiglia Anzivino, Albertino, tutti a ballare, ridere e scherzare. Vedrete il servizio video, veramente ne vale la pena, nel TG in dialetto, che ricordo è il primo TG in dialetto internazionale fatto in dialetto montacutese e in canadese, in inglese, per tutti i montacutesi emigrati. Io devo chiamare l'amico Rocco Iagulli, vediamo se è collegato, se può risponderci per un saluto, perché la settimana scorsa provò a chiamarmi, io vedo se riesco a chiamarlo in video con WhatsApp, e così da potervi mostrare le immagini vive di Rocco. Vediamo un po', intanto proviamo ad ascoltare l'audio, vediamo se Rocco è al telefono. Credo che dovremo un attimo... No, allora, Rocco non risponde. Allora facciamo così, andiamo a quel di Bergamo, in provincia di Bergamo, dove c'è l'amico Angelotto Ferrara, il quale mi ha detto poc'anzi che era un po' impresentabile, perché da un po' che non si rade perché si scoccia, io lo dico apertamente. Vediamo un po' se si fa vedere l'amico Angelo. Ah, ci siete? Eccolo qui, ci siamo, ci stiamo collegando con quel di Bergamo. Allora, eccolo qui, ve lo mostro in vivissimo, in primo piano, l'amico Angelo. Come stai, Angelo? Eccolo qui. Ciao Michele, sto bene, grazie. Tutto a po', bella la barba, sembri George Clooney del Brembo, del Brembano. L'avevo detto che la barba è lunga. È vero, vabbè, però pensavo di non riconoscerti, invece almeno la faccia si distingue un po', dai. Senti, tutto a posto, Angelo? Sì. Eccoti, ah, e luce fu. Vedi che la gente ti vuole vedere, ragazzi, George Clooney ce l'abbiamo anche noi a Montacuto. E chi è? Sì, tu, come chi è? Sì, tu. No, non è George Clooney, no, per l'amore di Dio. Senti, ma tu dove stai precisamente? Dimmi proprio il paese. Allora, il paese è Brembate di Sopra. Brembate, ok, perfetto. Ma tu dove è successo il caso di Ara? Dove è successo, esatto, infatti, il caso di Ara, che ricordiamo tutti. Ma tu sei originario di... Dillo. Originario di Montacuto. Di anche la zona, vai, cominciamo a fare proprio un po' di campanilismo. Ah? Provincia di Avellino. No, di proprio la zona di Montacuto, di la tua zona, il tuo rione. Allora, via è via Sovrastazione 1. Ah, quindi se volete andare a trovare l'amico Angelo, sapete dove si trova. Noi invitiamo tutti gli amici a venire a Montacuto. Senti, una domanda spicciola. Che te mangiate stasera? Stasera, proprio sapere la verità, un ruoto di patate. Un ruoto di patate, ti hai fatto la fotografia? Che ce la fai vedere? Non l'ho fatta. Senti, una domanda, ti faccio una domanda che sto facendo a tutti, perché abbiamo lanciato un'iniziativa. Natale a Montacuto. Natale 2017 a Montacuto. Ci sarai tu? Riesci a esserci quest'anno? Mi dispiace Michele, ti do una brutta notizia, non riesco. Non ce la fai. Non faccio proprio. Allora, mancano ancora 6 mesi. Proveremo in tutti i modi a convincerti a venire. Non è quello il discorso, Michele. Il problema è che sono pochi giorni di ferie, quindi non riesco proprio. È vero, purtroppo sì. Poi stai pure parecchio lontano, in effetti sì, è complicato.
No, volentieri, anzi, Montacuto è Montacuto, lo sa. Se, ecco, Montacuto è Montacuto, si è inceppato un attimo Angelo, vediamo se, ecco, riusciamo a recuperarlo, eccolo qui. Montacuto è Montacuto, stavi dicendo, chiaramente detto da un montacutese come a te. Eh? Pronto? Piccoli problemi di collegamento, eccoti qua. Ti ho ripreso, allora, mi vedi Angelo? Stavo dicendo che Montacuto è Montacuto, nel senso che non si cambia e ci si viene ben volentieri a paesello. Ma tu quest'estate ci sarai? Riesci a esserci ad agosto, sì? Quest'estate ci dovrei essere, sì. Dai, 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 perfetto, perfetto. Ci dovremmo essere agosto, se tutto va bene. Benissimo, benissimo, dai, almeno ad agosto ci ritroveremo tutti quanti lì, sotto all'Arc, alla Fundana. Alubar. Senti, vuoi fare un saluto agli amici montacutesi, Angelo? Certo, ma ci mancherebbe. Saluto tutti i miei amici montacutesi, quelli del paese e quelli fuori paese, che si vedono rari, perché non vengono sempre ad agosto giù, per vari motivi. Quindi li saluto ben volentieri. Benissimo, Angelo. Benissimo, io ti ringrazio per questo collegamento, mi hai fatto felice, perché veramente era da un po' che ti volevo sentire e sono contento, sono veramente contento. Guarda, è un piccolo passo per l'uomo, è un grande passo per i montacutesi, fai tranquillo che c'è parecchia gente che ti voleva salutare, poi dopo raccoglierò un po' di messaggi di amici che magari ti ricambieranno il saluto per te, va bene? Volentieri, grazie Michele. Perfetto, ciao Angelo, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao. Era l'amico Angelo Ferrara che era collegato da Brembate di sopra, da quel di Bergamo. Io saluto anche gli amici Simone e Angela. Intanto c'è l'amico Antonio Schiavone che dice: dopo diversi mesi di astinenza, ieri ho avuto il piacere di respirare aria montacutese al 100%, perché infatti era in paese e io lo invidio, perché è vero che ci sono stato sabato e domenica, ma voglio dire, sabato e domenica sono addirittura 4-5 giorni fa, e assai come astinenza. Un saluto a tutti gli affezionati di Io Amo Montacuto dall'amico Antonio Schiavone, da quel di Milano. Poi c'è Totò che mi saluta da quel di Cosenza, un bacione a Totò, ciao Totò. Saluto anche Antonio Curatolo che dice: saluto Angelo in collegamento video. Ecco il primo saluto che ti sei abbuscato, Angelo, da Antonio Curatolo da quel di Prato. Allora adesso c'è Monica che sta scrivendo, adesso però volevo fare un attimo gli auguri al Canada, perché la dolce e geniale Alessia Cogia, eccola qui, la vedete in sovraimpressione, la figlia di Fernanda del Core, nonché nipote di Minguccio, Geppino e Maria, si è laureata con 110 e lode all'Università di Toronto. Io mando un bacione ad Alessia, la quale tra l'altro è stata anche in Italia per qualche giorno, un salutone affettuosissimo, Happy Graduation Day Alessia, hope to see you soon in Montacuto, obviously. Un saluto naturalmente, big hello to all montagutesi abroad, tutta la comunità montagutese all'estero. C'è anche Monica che vuole chiamare per dire ciao. Monica, allora ora le scrivo assolutamente sì, quindi aspettiamo un attimo che chiama a breve Monica De Mita da quel di Montacuto. E poi qualche giorno fa avevo pubblicato una domanda su Facebook chiedendovi cosa era per voi Montacuto. C'era stata un po' di polemica in merito a una frase dell'amico Leonardo Loffredo che aveva detto che Montacuto, insomma, ha detto aria di tristezza, cose del genere, perché si riferiva in realtà alla... ve lo dirà lui a breve. Intanto c'è Monica che sta provando a chiamare, un attimo che provo a vedere se è collegata, e poi vi farò vedere il collegamento con Angelo, con Leonardo Loffredo e con Orazio Anzivino dalla piazza di Montacuto. Monica, buonasera! Ciao! Ciao! Senti, sei anche in video, ti mostro o non ti mostro? Come vuoi. Dai, dai, facciamo un saluto video a tutti gli amici montacutesi. Aspetta che cambio inquadratura. L'amica Monica De Mita, ciao! Da Montacuto. Guarda, Monica, è un piacere immenso, un piacere immenso. Io chiedo a tutti gli amici di mandarti un saluto
chiamando oppure mandando messaggi oppure scrivendo email, quello che volete, tanto siamo ovunque. E, si sta bene a Montacuto questa sera? Si sta freschi, sì? Sì, bene. Sto fuori al balcone. Che invidia! Bello, bello, immagino già l'arietta fresca, i grilli che friniscono mentre qui si suda. Monica, no. Angelica che ride. Io saluto naturalmente Angelica, Angelo, Giuseppe, che non so se sono lì con te, comunque hanno un bacione da parte mia e da parte di tutti i montacutesi in ascolto. Grazie. Bene, Monica, veramente grazie. Beh, è veramente un piacere vederti e sentirti, come sempre. Grazie. Bene, allora io giro il tuo saluto a tutti i montacutesi in ascolto, che sono già parecchi e già cominciano a farsi sentire. Va bene? Va bene. Ok, ciao. Un bacione. Ciao, ciao. Moni, ciao. Ciao. Allora, era l'amica Monica De Mita che ci ha telefonato, mi ha fatto una sorpresa bellissima, perché io le avevo chiesto di sentirci, mi ha detto guarda non lo so, vediamo, sono timida, però invece ha chiamato e sono, mi ha fatto felice, spero che abbia fatto felici anche voi. Nel frattempo c'è Nicola Delle Rose che dice un salutone a te Monica e un salutone a te Mike, l'amico Nicola Delle Rose da quel di Montacuto, saluto ricambiato anche da Antonio Curatolo, che appunto si è collegato, ci scrive su WhatsApp. Allora, dunque vi dicevo del video di Leonardo e Orazio, io ve lo voglio far vedere perché appunto Leonardo Loffredo spiegava il suo punto di vista, che secondo me è condivisibile, quindi adesso ci andiamo a sentire un attimo, andiamo a vedere questo video e ci sentiamo un attimo Leonardo e Orazio dalla piazza di Montacuto, video girato qualche giorno fa. Altri due amici Orazio, buongiorno. Buongiorno Orazio Anzivino, che bello qua, lo è? Ha mandato dal più bello posto del mondo. Ah, diciamo. Anche se Leonardo dice che è con noi. Chiariamo. Leonardo, chiariamo. Buongiorno intanto. È un bel paese, buongiorno. Sicuramente è un bel paese, però per i giovani, io intendevo che per i giovani non c'è avvenire, tutto qua. Ah, va bene, va bene. Ho chiarito. Ma ognuno c'ha il suo, i suo contrario, come si dice quando uno viene assalito, ognuno c'ha il suo pensiero, è vero, magari qui c'è, non c'è lavoro, non c'è lavoro. Tutto questo è buono. È un posto che c'ha il lavoro a Foggia, chi c'ha il lavoro ad Ariano, viene qua se ne viene a fare la residenza. Oppure, chi sta in pensione. Oppure per le pensionate. Per i pensionati. E mo ti godi la vita. Mi godo la vita. Mentre dietro di te la fontana nuova canta. Aspetta, che mo la ama assente la fontana nuova. Era Leonardo Leoffredo ed era Orazio Anzivino, quindi ecco il pensiero. Allora, io condivido il discorso che a Montacuto per adesso c'è un po' di mancanza di lavoro, quindi comunque ci sono difficoltà, obiettivamente, però Montacuto è il paese più bello del mondo, punto e basta, possiamo discutere quanto volete. Discorso chiuso. Allora, saluto Carisio, che dice? Posso dire, lo dico in dialetto foggiano, sto basta. Allora dice, ciao ti sto guardando, però la prossima volta fai una diretta radio, non hai la faccia adatta. Grazie cari, ti voglio bene pure io. Poi devo salutare Andrea da Padova che ci sta guardando, manda un bacio alla sua Lucia. I promessi sposi di oggi non sono più Renzo e Lucia, ormai sono passati, oggi sono Andrea e Lucia, a cui mando il mio bacio più grande, un bacione enorme a voi. Allora, speditemi una bomboniera qua così la vediamo in diretta. A proposito di bomboniera, che ve ne pare? Ve lo faccio rivedere. Io amo Montacuto, guardate qua che cosa si è fidata di fare l'amica Maria Giovanna Dentato. Guardate, legno puro, ritagliato, intagliato con la scritta io amo Montacuto e quella bellissima fontana nuova, fatta veramente con una pazienza certosina, un'inquadratura presa dall'arco. E a proposito di arco, mando un bacione a Orazio De Luca, l'autore delle foto dall'arco, mando un bacione alla famiglia Abatangelo, tutti
tutta da quel di Prato. Andiamo avanti perché oggi a Montacuto io voglio vedere se mi riesco a collegare con, vediamo un po', devo fare dei collegamenti con Donatella e poi proviamo a chiamare Tonino Volpe, proviamo a vedere se Donatella Del Monte ci risponde. Andiamo in quel di Montacuto, facciamo un'incursione, proviamo a incutere. Vediamo un po'. Stanno tutto quando mangiando stasera. Ma che? Bevulita usata la tavola. Donatella non risponde perché sta mangiando. Vedrà la chiamata. Allora, andiamo allora in quel di Savignano Irpino. Nadia intanto mi dice che sono russo e qui sto facendo la sauna. Andiamo in quel di Savignano Irpino dall'amico Tonino Volpe, di cui vi mostro una diapositiva. Eccolo qua, guardate che persona seria che sembra Tonino, l'amico Tonino. Vediamo se ci fa un saluto. Da Montacuto a Savignano ci spostiamo. Direttamente da quel di Savignano Irpino abbiamo al telefono il dott esimio Tonino Volpe. Buonasera. Michele, grazie di avermi chiamato. Eccoti qua. Ti ringrazio di avermi coinvolto in questa bella iniziativa. Dimmi tutto. Allora, io intanto mostro la tua faccia in diretta video, una bella foto che sei con dei giardini alle spalle, in una espressione assorta, non so a cosa stessi pensando in quel momento, però sembri quasi una persona seria in questa foto, ovviamente lo sei, naturalmente, sto scherzando, è chiaro. Allora, Tony, intanto facciamo una cosa, prima ci siamo fatti una chiacchierata al telefono. Qualificati, Tony, ti faccio la domanda che si fa dalle parti nostre: a chi appartiene? Voglio, io sono mezzo pure da Montauto, lo sai, faccio sposata a Concettina, la figlia delle Siari, la nipote da Assunta, la Sergente, quelle di Panna, no? Tiene pure di parienta Lucanadà. Cic Marciano, Lucanuccino sicuramente di Lucanadà, hai capito? Intanto stai facendo vedere la fotografia di tu e di tua moglie insieme. Bene, bene. Quindi sono convinto di Montauto, un poco di Panne e un poco di Savignano. Sei oriundo. Sei la valle del Cervano. Sì. La valle del Cervano. Non sei più cittadino di Montauto, di Savignano. Siamo vallesi cervaresi, è vero, Tony. Quest'estate, Tony, ci avviamo a fare un bel video quando a Chiù Cristiana a Cucchiam a Bascia a Cervaro, hai capito? Ma fa una cosa di unione. C'è un posto che è bellissimo, Michele, c'è un posto che da Savignano proprio allo scalo di Montacuto è un posto stupendo, pure la Pineta dove c'è la sorgente d'acqua dolce, non so se tu lo sai, no? Che sta sul fiume. Sì. Il confine, là, sì, poi sì. Sta su a Rigesina, a Savignano. Sì. La via dei carbonari. Sì. Hai capito? Sì, sì. Quando hanno tagliato la legna, hanno fatto la carbonella. Sì. Capito? Poi come veterinari, si zolli con lo scemone, hai capito? No, allora ci avviamo a fare un video da Curuquartia. Quest'estate la vima fa. Senti, Tony, ti faccio una domanda tecnica, tecnico-tattica. Che te mangiate stasera? Voglio veramente, ci dice la verità. Di. La stazione di Savignano c'è una bella macelleria che si chiama Bios. Concordo. Vale del Cervano. E là fanno certe salsicce, sono grandi del mondo. E quindi faccio mangiare un po' di salsicce, anche in alzanatello. Che vuoi fare? Ci va a mantenere leggero la sera. Benedico. Un po' di salsicce, ci ho visto per dire perché siamo in diretta, ma comunque. Ci fatto quello, il mio dovere. Sì. Bene così. Lo permette ancora. Lo becchierino di vino? Ma tieni, la già dice la verità. Stasera non l'ho fatto, solo acqua. Non sai perché? Perché? Ti faccio scusare la cattà. Se no, non lo bevi, ce lo bevi. Se lo tenevi, ce lo bevi.
Bene, bene. Niente, papà, un saluto a tutti quanti i pannisi, mondautisi, savignanisi che stanno nel mondo. Il microfono è tutto tuo, Tony, vai. Un bel saluto e un bel augurio innanzitutto di buona salute a tutti quanti. Perché la salute non si nega a nessuno, la salute è la vita di tutti e smuove anche l'economia. Quindi salute a tutti quanti. Benissimo. Vabbè. Benissimo, Tony, come no. Sempre, numero uno. Come sempre. Oh, allora, a me fa piacere che fate queste iniziative. Quando mi coinvolgete io sono sempre con voi, lo sapete bene. Io ti coinvolgerò a breve per il TG in dialetto, perché stiamo organizzando delle iniziative di quelle importanti, quindi a breve... Voglio, vi posso fare una bella cosa. Ti faccio un telegiornale tematico. Ah, questa non è male. Ti dico... Oggi ha partorito la vacca di Tizio e Caio. Questo ha non è male. Ha fatto bello per dirle male. Questo non è male, Tony. Ma ti giuro. Dice la cane di Tizio e Caio sta 5 all'ora e te ne 50 cani ha preso. Mannaggia, gli le strariegge. La cagna brutta. Hai capito a me? Faceva una cosa di lusso. Ci sto, Tony. La gente vuole sapere queste cose. Mai sapri notizie che succedono a Dubai e non sanno quello che succede a Cristo. È vero, è verissimo, è verissimo, è verissimo. Noi saremo i sensori del territorio. Ci sto. Le notizie del territorio e le facciamo, ok? Perfetto, Tony, ci vediamo a metà luglio allora, va bene? Va bene, ma molto lo posso sentire su voi. Mo lo siente, sopra lo siete di Mondagut, mondagut.com, stiamo in diretta, quindi se ti va... Vai a vedere, pure dal telefonino lo può vedere, perché con YouTube, quindi pure con YouTube, pure con il telefono, vedo YouTube, e qui. Voglio dire nel mondo a Savignano, che se ti savignanese nel mondo, lo canuccio si chiamava Scatub. E lo sai che questo è stato il precursore di YouTube, perché si metteva un coppo in un balcone e predicava. Savignanesi, milioni e miliardi facevi. Tagliavo i fogli del giornale e li spargevo da un balcone, capito? Fantastico. E mi di YouTube, da Scatub. Fantastico. Vi siete divertiti, ragazzi? Sei sempre il numero uno. Mondagut.com. Sì, mondagut.com. Va bene? Ok, va benissimo. Grazie mille Tonino, un saluto a tutti. Ciao. Allora, cari amici, io non so voi, mi sto divertendo tanto. Allora, per tutti gli amici che non sono di Montacuto, che ce ne sono tanti, vedo che ci sono tantissimi spettatori in questo momento, spero che non crolli il video. Intanto mi arriva un messaggio, un video, vediamo se posso mandarlo in onda. Che bella, è Nicole, la figlia di Carisi e Deborah. Sei uno spettacolo, Nicky. Un bacione da Dio brutto, e me lo dico io in primis. Intanto Nicola e Rosa fanno quello che avevo detto e mandano la foto del selfie. Grandi, io vi voglio bene. Dopo faccio un'incursione anche a casa vostra, sappiatelo. Vi faccio vedere un bel posto di Montacuto intanto, poi andiamo a casa di Francesco. Insomma, abbiamo ancora tanta carne al fuoco o in brodo. Vediamo se trovo il ruscelletto di Montacuto. C'è un bel posticino. Eccolo qui, ve lo faccio vedere subito, ve lo faccio vedere adesso, eccolo qui, il ruscello, a voi. Forse, allora un attimo solo che andiamo a collegarci, il ruscello. Questo è il ruscello che si trova praticamente al Calabrese, giù via Calabrese, che ormai è una strada praticamente distrutta. Ne parleremo poi diffusamente anche di questo. Intanto arrivano messaggi, chiamate, foto. C'è Roberto Cifaldi che dice: anche io ho fatto il selfie. Eccolo qui, Roberto, DJ Roberto, ti chiamerò con questi cuffioni che hai nelle orecchie. Poi ancora abbiamo
Allora, vediamo un po', un attimo solo perché abbiamo ancora Giacomo Caruso dalla Svizzera che mi manda una foto che non c'entra niente. Antonio Curatolo mi chiede se sono a Montacuto. No, non sono a Montacuto, in questo momento sono a Roma, però ci sarò il 15 luglio quando ci sarà una cosa molto importante di cui parlerò a breve. Un bacione da Anna Rita Cifaldi e da papà Francesco Cifaldi, un bacione immenso a tutta la famiglia Cifaldi. Sentiamo un po' chi chiama, vediamo un po'. Ci colleghiamo con Montacuto. Pronto? Buonasera, chi parla? Buonasera. Ho chiamato col telefono di casa perché con la telefonina non è che potevo parlare chissà chi, perché cade la linea. Una biglia buona? Ma che... Francesco Mascolo ai vostri, alle vostre orecchie, in collegamento diretto da Montacuto. Fra, come si sta, Gianluca? Oggi è entrato cavolo da ieri, mamma mia. Niente? Sì, mo si è calmato, non ti dico. Ah, dai, almeno. Ma dopo mi fa una cortesia, devi provare a collegarti dal balcone, ci vediamo in video, così ci fai vedere per un attimo Montacuto. Ci arriva a provare, a forza. Senti, allora, Francesco, ho annunciato che nel weekend sarà pronto il nuovo TG in dialetto internazionale, Cerase, ognuno alla casa. Che oggi, tra l'altro, io ascoltavo Radio Freccia, che è la nuova radio di RTL, e chiedevano un saluto in dialetto. Allora io gli ho mandato un messaggio WhatsApp e lo hanno letto in diretta dicendo Cerase, ognuno specie alla casa, perché il conduttore era pugliese e ha fatto il saluto a Montacuto, che è stato sentito, ed è una cosa bella, dai, diciamolo. Senti, allora, TG in dialetto, tu hai visto un'anteprima della versione quella montacutese, aspettiamo la versione canadese del nostro Minguccio dal Canada, insomma, tante notizie come sempre e tanto materiale, no? Sarà una versione molto diversa, ragazzi, molto più bella, sicuramente. Sì, è vero, innovativa. Quindi invitiamo tutti a guardarla, giusto? Assolutamente, non solo, mandateci il materiale perché ne vedrete delle belle. Bene. Senti, ma là io ho fatto vedere le pietanze che avete mangiate stasera a tavola. Sì, in effetti, mamma, non puoi esagerare stasera, ho preparato la pizza a pomodoro, ho fatto la pizza quella che ti ho mandato la fotografia. Sì? Poi ho fatto lo rotolo con le pietre, con pezzi di capocollo lì. La frutta, è ruggelata, mo basta. Io mi sono mangiato due uova, soltanto due. Sì, oggi è giù in campagna, ci fatiate, però... Ma fammi gestire, però, che cavolo, questa roba. Ma è a zappa pure stanotte per smaltire. È pure domani, non so. Se stivo tu, mi dava tu a mangiare comunque, però, sono in gestione. Senti, ma vogliamo dire di questi prodotti della terra, veramente a Montacuto si mangia biologico, si mangia bene, si mangia naturale, no? No, noi a casa tutta roba coltivata, non compriamo niente. Che bello, quanto ti invidio, guarda, veramente, ti invidio tanto, perché soprattutto di questi tempi, al di là dei soldi che uno risparmia, ma proprio mette la salute. La salute soprattutto, ma anche i soldi, ma per la salute. Sì. Allora, pure poi, che è molto diversa le cose comprate. Oltretutto tu fai delle cose che sono veramente belle pure da vedersi, cioè, capito? Fai delle cose che sono belle, sono buone, sai che sono naturali, insomma, meglio da così se poto fare. No, meglio da così proprio no. Noi ma fanno un bello video e lo mandiamo a tutti gli amici montacutesi e fa vedere un po'. E la prossima volta che vieni, tanto tu vieni a luglio per la Madonna del Lugar. 15 luglio trasmetteremo la processione in diretta video, faremo una cosa innovativa e... E mi fanno video in campagna con me. Esatto, è una promessa, vai, è andata. Senti, ma stai solo là o stai con qualcuno che ci vuole salutare? Io sto parlando al telefono, mamma sta in cucina, che sta guardando la telefonina. Chiamala, falla venire. Sì, facciamo un saluto anche a Concetta, vai. Allora, in rigorosissima diretta, 21:45, siamo in collegamento con Montacuto, con Casa Mascolo d'Urso. Ora ascoltiamo la viva voce di Concetta d'Urso. I nostri corrispondenti dal paese hanno una marcia in più. Vedo che siete ancora tantissimi collegati, io sono contento. Abbiamo ancora delle telefonate da fare, vi devo far vedere altri video, altre notizie. Vi devo parlare di quello che è successo oggi a Montacuto, di quello che succederà a metà luglio. Eccoci qua, Concetta, buonasera! Buonasera. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, ti stavo sentendo però con cuffia. Ah, bene, quindi in diretta. Perché sono un po' l'audio troppo basso, non faccio perché ho messo con cuffia.
Ah, ok. Spero che non sia un problema collettivo. Fateci sapere comunque. Senti, Concè, queste fotografie non me le dovete mandare. Perché? Perché io posso tengo lontano, non posso mangiarla. Quando capisci, ma non ci devo fotografia a Michele. Ovviamente, ovviamente. Ma ci fa raggiare poco. Adesso ti spiace che domenica sono qua, ma non ti ho potuto ospitare. Non ci siamo visti perché ci siamo incrociati. Infatti, se venivi quando sto io a Roma, ci incontravamo sia là che qua, e vabbè, a Capodate. Ma non avete programmato. A Capodate, ci può stare. Poi ci vediamo a metà luglio. A Villa Adesso, giù da visita. Bella, ti è piaciuta? Sì, non è mai già stata, perché quando sono ancora Zondonina a Mandaute, è stato già una volta. Bene, bene, bene. E poi è venuto a Subiaco. A Subiaco, a Subiaco. Sì. Bene, alla bene. Abbazia di... non mi viene mai Io lo conosco come posto perché una mia collega c'ha la casa lì, quindi lo conoscevo già come non ci sono mai stato però. Ma non ci sono mai stato però, sì, sì, sì. No, ma io nel paese non l'ho visto, Ah, ok. Senti, a proposito di abbazia e quant'altro, il 16 luglio ci sta la processione, ricordiamolo perché noi poi la trasmetteremo in diretta dal sito montacuto.com. C'è la processione del Carmine, no? Sì. La processione del Carmine a Montacuto, quindi cominciamo già a avvisare gli amici. Con il comitato che faccio parte io e Giuseppe. Perfetto, perfetto. Comitato Fest. Comitato Fest, organizziamo questa bella diretta così diamo la possibilità a tutti di vedere. Esatto, stai qua tu. Esatto, e venga apposta, sì, 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 sì. Bene, bene, bene. Vediamo se fa qualche cosa di buono. A forza, solo cose buone mi fa. Solo cose buone. Dipende, tu già lo sai l'andazzo come qua. Ma non ti preoccupare, l'andazzo va bene, va bene, va bene, tutte cose buone. Intanto vediamo la... Un po' di buona volontà. Esatto, esatto, un po' di buona volontà per chi a Montacuto ci vive, per chi non ci vive magari di venire un po' più spesso, di, come dire, di testimoniare questo amore per Montacuto. Io facevo l'appello di presentarci tutti insieme a Natale per dare un'impronta, una presenza in più pure nel periodo invernale, che è quello un po' più, no, in cui Montacuto è un po' più isolato, è un po' più vuoto soprattutto, quindi un appello a tutti i montacutesi, e non Natale a Montacuto, fallo pure tu Concè, fallo pure tu questo appello, vai. Qualche cosa di diverso. Esatto. Quando noi siamo qua, da qua non ci muoviamo. Lo faccio caldo, faccio fritto, yok, burupenei, siamo sempre qua. Sì, ti sembra là. Benissimo, allora ci vediamo a Natale a Montacuto, dai. Ok. Va bene, Concè, grazie mille. Ciao. Un bacione. Ciao a tutti. Ciao. Allora, sempre in diretta. Allora, sempre in diretta, voglio provare a collegarmi con Reggio Emilia alla ricerca di altri amici montacutesi. C'è Monica che manda il selfie, ecco Monica, guardate, io sono commosso, non so che dirvi, sono commosso. Aspettate che provo a cambiare camera, che forse ecco da qui si vede meglio. Monica col selfie, e poi abbiamo il selfie di... Intanto arriva una telefonata da uno 099 che non conosco. Arrivano foto da Montacuto, guardate che bello. Aspettate, fatemi rispondere. Allora, buonasera, con chi parlo? Sono Roberto. Oi, ciao Robby, buonasera. Ciao Michele, ti sto chiamando sì? Con questo numero perché non ho credito. Ah, ok. Non posso chiamare. Tutto bene a Taranto? Tutto bene. Fa caldo? Fa caldo. Dobbiamo andare a Montacuto, Robè, il destino triste di noi che siamo lontani e che soffriamo il caldo, e ce lo meritiamo perché non siamo a Montacuto. Tu il 16 o il 17 ci sei? Sì, ci sono. Di luglio dici, no? Sì, sì. Sì, sì, ci sono. Ci vediamo a Montacuto. E poi... Non so se precisamente devo venire, però capisci, c'è il 30 di Milano, quindi dovrei venire. Ah, è in quel giorno, ok, perfetto. Non lo so, Ok. Poi l'ha detto mia zia l'altra volta, no, giusto? Sì, non avevamo ancora la data precisa, anzi, fatemela sapere così magari pubblichiamo anche la notizia, magari chi vuole partecipare potrà appunto esserci, perché è comunque una... ricorrenza, certo. Da una parte ovviamente spiacevole, però magari ovviamente è una ricorrenza a cui molte persone ovviamente terranno. Senti, questa scuola è finita, Robby? Uff,
Che bella vita. E mo non sei in ritardo in diretta, eh? Perché in pratica è uscito con una ragazza e quindi la salutiamo, non diciamo il nome ma la salutiamo. Sì. Bene, bene. Adesso bene. Dovrebbe essere in diretta, sei quella di quella là che si è chiesto l'amicizia l'altra volta per sì. Cui ti ho chiamato? Sì, sì. La salutiamo allora. La salutiamo. Le mandiamo il nostro saluto. Senti, e quindi bene. Quindi adesso ti a noi. Sanno in maggior parte chi è, un saluto a Loredana. Ciao Loredana. Perfetto, ciao Loredana anche da parte mia e di tutti i montacutesi collegati in questo momento. Senti, mamma e papà sono da quelle parti? Allora, mio padre sta vedendo un film su Team Vision, mamma dovrebbe essere a letto. Senti, io ma ci fai... con la luce spenta, con il mio amore della mia vita, tu devi sapere che io mi sono sposato col ventilatore. Mamma mia. Oggi le nozze proprio di fretta e furia, sennò io potrei anche dire perché non mi sono acceso. Io ho stretto una relazione con i... ho stretto una relazione a tre con due condizionatori in questo periodo. Ah, bello. Ma non vedo l'ora di andare a Montacuto per stringere proprio la relazione col vento che tira. Con la sera che ti devi mettere il cappotto. Esatto. Perché sono venuta a Montacuto, fa troppo freddo. Esatto. Senti, Robby, ma non riusciamo a strappare tuo papà al film per un secondo, per un saluto? Un secondo, eh? Vai, facci sapere, vai, vai in missione. Allora... Alla ricerca di Antonello Cifaldi per un saluto, oltretutto su Team Vision si può mettere pausa, per cui vediamo un po' se Antonello ci viene a fare un saluto a tutti gli amici montacutesi. Ah, ok. Vabbè, allora quando finisce il film, se siamo ancora in diretta, magari ci fate sapere. Vabbè, se no... Sì. Vabbè, vi mando un grandissimo saluto a tutti. Grazie mille Roberto e ricorda, io ci sono Montacuto e Natale a Montacuto. Queste sono le parole d'ordine. Va bene? Poi ci lavoriamo su tutto. Assolutamente, sarà un'estate di quelle di fuego. Quest'estate, ricordiamolo, ci saranno molte dirette. Assolutamente, sì. Oltretutto, con telefono, se riusciamo a farle. Sì, ma poi faremo anche una bella trasmissione speciale di Io amo Montacuto da Montacuto con tutti i montacutesi possibile. 24 ore, facciamo Teleton. Montacuton. Facciamo consenso 24 ore in diretta. Sì, poi ci verranno a prendere veramente con le carriole, però vabbè. Facciamo attorno. Facciamo Montacuton. Io sono capace, la progettiamo. Poi vediamo chi pazzo ci seguirà. Bene, bene. Robby. Tutto a posto? Sì, sì, a parte il caldo, tutto bene. Stasera ho anche cenato prima di cominciare, quindi sto proprio a posto. Sto smaltendo i chili in più col sudore, quindi benissimo. Io stasera ho mangiato la pizza con gli hostel, una mini pizza, perché quella di una pizzeria non riesco proprio a mangiarla tutta, manco mezza. Pesante? Non lievitata. No, ma sto pacciuto, cioè, è un termine, sto pacciuto. Sto pacciuto. Cioè, nel senso che... Non è come quella di Montacuto, non è come la pizza montacutese. Non è come quella nostra, delle nostre parti. Non ha niente a che vedere. Quella me la mangio volentieri. E dai, allora ci vediamo a luglio per una mangiata di pizza a Montacuto. Speriamo. E per organizzarci, va bene? E speriamo anche di fare altro insieme che... Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ne vedrete delle belle tutti. Sarà veramente bella. Comunque voglio fare un saluto a alcune persone, a parte a mio nonno Roberto, sto dimenticando proprio, a mio figlio Francesco, mia zia, a Narita, i miei genitori, mio fratello che adesso non guarderà mai questa diretta, però lo voglio salutare comunque. E un saluto anche a Marcello Zecchino, a Claudio Cifaldi. E a tutte le mie amiche che stanno là, Tonia, Macchia e company. Benissimo. Emanuela Patangelo. Sì, io voglio salutare tutti. Mi associo molto volentieri a questi saluti. Benissimo. Tutti montacutesi. Tanto saluterete su montacutesi, basta una lista di una pagina e li letti tutti. Dipende. Guarda, dipende, ce ne sono più di quello che immaginiamo, ce ne sono tantissimi. Che andiamo a vedere tutto il mondo, ha voglia che... infatti. La riempiamo, scoppia Montacuto. Esatto, ci proveremo, dai. Ce la faremo, diffondiamo l'hashtag. Diffondiamo il verbo. A Montacuto.
Esatto. E faremo anche facciamo il film. Anzi, facciamo un video. Faremo le locandine di questo eventuale film. Va bene? Anzi, no, che cosa lo vedi? Facciamo una serie TV che la registro io. Io l'ho fatto una serie TV, io ho registrato pure il videoclip di una canzone. Videoclip di una canzone, ok, non avevo sentito. Bene. Ci metteremo all'opera quest'agosto, dai. Non potrò riposare neanche quest'anno. Non sono stati tre piedi. Bene, benissimo. Dai, porta tutto. Bene, Robby, ci aggiorniamo allora, va bene? Sì, peccato che non ho mangiato le cerate stasera. Era una bellissima serata. Serata ideale per le cerase. Bene, Roberto, un salutone. Stanno chiamando. Aspetta. Ok. Sì, bene. Ci aggiorniamo, Robby. Nel caso di ci vediamo dopo alla cena. Va benissimo. D'accordo. Ciao. Ciao. Da Taranto Roberto Cifaldi in collegamento con noi e Antonio Curatolo dice salutami il vulcanico Roberto Cifaldi, ricambio il saluto, giro il saluto da parte tua, voglio provare a collegarmi, vediamo un po' se riesco a sentire l'amica Donatella, poi dobbiamo andare da Gaetana a Reggio Emilia, vediamo un po' ragazzi, siete tanti, volevo fare un saluto anche a Barbara Ciarcia, la mia collega e amica Barbara Ciarcia che si trova in provincia di Benevento. Donatella non risponde, Taggia Cazziano. Oh, buonasera. Pronto? Buonasera. Okay. A te, Mirko, ci che sei? Fai? Sì, stiamo facendo addormentare il piccolino. Vi chiedo scusa, ci sentiamo dopo. No? Non ti preoccupare, va bene. Vai tranquillo. Allora Mirko, io sono in diretta con gli amici di Montaguto, volevo farvi un saluto, tanti auguri per la nascita del pargolo da parte di tutti i montagutesi del mondo. Grazie. Lo fate urlare? No, puoi anche parlare normale, no, ti sentono comunque. Ma sono in diretta. Sì, fai solo un saluto da parte vostra a tutti i montagutesi. Allora, aspetta un attimo che mi organizzo tutto il lessico italiano preciso. Allora, la famiglia Ferrara vi ringrazia vivamente per il dolce pensiero che avete avuto e che state avendo nei nostri confronti per la nascita del piccolo Marco, che anch'egli vi ricambia con un grosso abbraccio e un bel bacino. Bene, lo vedremo quest'agosto, dai un bacione forte e poi chi vuole quest'agosto veniste a Montaguto per salutare il piccolo Marco. Certo, i biglietti costano ridotti di 5 euro fino ai 15 euro per la tribuna VIP. Va bene? Benissimo Mirko, un bacione forte allora. Non mi grazie, no, solo una domanda, a che share siamo stasera? Quanti telespettatori sono? Radio ascoltatori? Telespettatori perché video? Ah, telespettatori, telespettatori. Chi dov'è? Io te ne posso citare una quarantina tra i messaggi che mi sono arrivati, quindi quelli che conosco, però poi ci sono persone che non conosco, quindi non lo so quanti siamo, ma siamo tanti. Bene. Siamo dai 2 / 3 milioni. Più o meno bene, sì. Bene. Mi compiaccio. Tanti complimenti alla redazione e al caporedattore. Molto lievito. Bene. Oh, ragazzi, grazie mille, veramente un abbraccio, ricambiamo i vostri auguri di cuore, vi salutiamo e ci vediamo ad agosto. Perfetto, un bacione allora, grazie Mirko. Ciao. Da Montaguto, Mirko Ferrara, neo papà, neo mamma Donatella che ci hanno salutato e adesso e ovviamente un saluto dal piccolo Marco Ferrara che è nato poco fa e che ad agosto sarà a Montaguto. Vediamo se a Reggio Emilia l'amica Gaetana ci risponde per un saluto, poi voglio provare a sentire Mauro De Michele da quel di Foggia. Naturalmente linee aperte, il numero lo vedete in sovraimpressione, quindi se volete fatevi sentire, messaggi, chiamate, mandateci video, foto, quello che vi pare. Questa è la trasmissione dei Montagutesi, è una trasmissione dedicata a voi, a noi. Voi, nel senso che... Pronto? Allora, siamo in collegamento con Gaetana, speriamo che non ti abbiamo beccato in situazioni strane. Ciao Gaetana, tutto a posto? No, non ti preoccupare, mica stavo a casa rilassata, tutto bene, tu come
bellissimo, alla grande, e ti porto il saluto di tanti amici montacutesi che sono in diretta video in questo momento. Grazie, anche io saluto tutti, anche io. Tutto a posto? Tutto bene, tu? Benissimo, guarda, a Roma fa caldo, presumo anche dalle tue parti si stia... No, veramente dalle mie parti c'è stato caldissimo fino a 2-3 giorni fa, adesso stiamo benissimo perché c'è stata una grande pioggia ieri, quindi siamo molto più freschi. Ti ha rinfrescato l'aria. Invece a Montacuto com'è la temperatura? A Montacuto mi dicono che è fresca, c'è stato un vento bello forte oggi, quindi si sta bene. Come sempre, ovviamente. Gaetana Marrone, tu sei, lo ricordiamo, in Emilia Romagna. In Emilia Romagna, sì, in terra emiliana. In terra emiliana. Senti, ma agosto montacutese? Certo, sempre. Io verrò giù per gli inizi di luglio e rimarrò fino alla fine di agosto. E io ti Vabbè, farò un po' la sponda tra Salerno e Montacuto, però estate montacutese sempre. Senti, ti faccio una domanda. Natale a Montacuto? Natale a Montacuto, sì, bene, anche Natale. Bene. Anche se di solito mi fermo anche un po' a Salerno perché c'è mia sorella, giusto, quindi con i bambini, però insomma a Montacuto c'è così. No, noi stiamo lanciando questa iniziativa di riempire il paese a Natale, vogliamo portare più persone possibile e far riempire Montacuto come se fosse agosto di 15-20 anni fa, proprio fare una cosa... pazzesca, se ci riusciamo. Allora ci sto sicuramente. Benissimo. Spargi la voce, il verbo. Benissimo. Gaeta, che te mangiate stasera? Fammi sentire. Allora, taglia di la verità. Vai, di. Visto che oggi, allora, io faccio parte di una comunità parrocchiale qui a la città si chiama Guastalla. Sì. Niente, siamo andati a pranzo fuori perché insomma siamo stati con il parroco, tutti i ragazzi che facciamo insomma questo campo giochi. Sì. Niente, mi sono mangiato un bello pacchero con i frutti di mare, quindi stasera sono andata molto leggera. Molto leggera, quindi ho mangiato una cosa veloce, sempre qualcosa di Montacuto, perché i miei insomma mi fanno il pacco, quindi io mangio molto biologico, quindi benissimo. Un'insalatina veloce, una cosa proprio veloce. Roba paesana, fatto bene. Certo, ma io mangio tutto paesano, Michele, cioè, quindi sì, tutto Montacuto, ogni tanto mi arriva il pacco da giù. Tesori, però sono tesori questi sono scrigni diciamolo. Cioè, ogni tanto ho proprio voglia di sentire i sapori di casa, quindi alla fine bella mi faccio spedire. Bello, ci piace. Bello. Dai, ti fai due bei mesi giù adesso, che meraviglia. Mamma mia, non vedo l'ora. E te credo. Gaeta, facciamo un saluto a tutti i montacutesi, se vuoi fare un saluto in particolare. Nel mondo, in Italia, un abbraccio a tutti, spero veramente che questa iniziativa di rincontrarci tutto a Natale si faccia, insomma io ci sono. Benissimo. Ci vediamo ad agosto con tutti i montacutesi a Montacuto. Perfetto, e allora l'appuntamento è fissato. Perfetto Gaeta, grazie mille. Vabbè, grazie Michele, grazie a te, un bacione forte, ciao. Un bacio anche a te. Ciao, grazie, ciao Gaeta. Ciao caro. Gaetana Marrone da quel di Reggio Emilia. Adesso proviamo a spostarci in quel di Roma, vediamo se riusciamo a beccare l'amico Alfredo Procaccini. Vediamo un po', ragazzi. Allora, ecco qui Alfredo Procaccini, vediamo se riusciamo a fare questa videochiamata con Mastalfre, che tra l'altro è anche mio vicino di quartiere. Io sono abito abbastanza vicino alla sua farmacia, quindi ci siamo pure visti qualche giorno fa. Vediamo se riesca a gapparla sopra Bazzap. Allora, mo provo a chiamarlo audio, sperando di non svegliarlo. Vediamo un po'. Alfredo Procaccini, vediamo un po' se riusciamo a collegarvi, Cisimi TV. Ecco Michele. Eccolo qui, Alfredo, ti posso videochiamare? Vai. Ti videochiamo, dai, facciamo questa cosa in video. Alfredo Procaccini c'è, che poi detto di un motociclista,
Ecco, c'è anche Antonio Curatolo che dice, allora, intanto temperatura di Montaguto, ci dice Antonio di Turo, 23-22 gradi, io vi odio. Beh, comunque non è freschissima, 22 gradi, mi aspettavo peggio. Ciao Antonio, chiamo Alfredo, poi chiamo anche voi. Proviamo a fare una videochiamata anche con Antonio di Turo, proviamo a beccare Alfredo, ecco, comincia il valzer delle chiamate. Ah, c'è anche Mast Alfredo Procaccini. Buonasera Mast Alfredo. Buonasera a tutti, chi c'è in linea? C'è parecchia gente. Intanto ti saluta Antonio Curatolo che dice se c'è Alfredo ci devi mettere in contatto, quindi io dopo magari chiamiamo anche Antonio così potrai sentire la sua voce in collegamento. Per forza. Anzi, sai che faccio? Provo a fare un collegamento Skype, vediamo se riesco a collegarmi con Skype, così mi metto in collegamento in diretta nello stesso momento. Proviamo a fare questa cosa. Che chiamo? Ah? No, lo provo a chiamare io, vediamo un po' se ci riesco. Eccolo qua, Antonio è in collegamento, vediamo un po' cosa ne esce fuori di questa cosa. Aspettate un attimo che provo. Devo intanto silenziare l'audio. Allora, Antonio Curatolo sta rispondendo. Vediamo se riesco a metterlo in video. Antonio, ci sei? O ce fai? Vediamo un po', ragazzi, tutto in tempo reale. Antonio Curatolo, ci sei? Allora, Antonio Curatolo ci dovrebbe essere, ma non lo vediamo. Allora, non lo sentiamo, non lo vediamo. Riproviamo. Intanto Alfredo è sempre in collegamento, riproviamo a chiamare Antonio, vediamo se è un problema del mio PC, ma non credo. Vediamo un po' il collegamento con Antonio Curatolo. Proviamo a fare questa chiamata biplice. Ecco qui, sta telefonando, vediamo un po' se risponde. Metto in contatto, ragazzi, vediamo un po'. Mi devo chiamare Raffaello Carrao, Carrabile. Raffaello Carrao. Antonio, ci sei? Niente. Non riusciamo a collegarci con Antonio. Allora, facciamo così. Antonio, se mi senti, prova a chiamarmi tu su Skype. Vediamo se riesce questa cosa, questo collegamento doppio. Allora, intanto, facciamoci una bella chiacchierata. Un saluto con Alfredo, intanto. Dove ti trovi, Alfred? Intanto mi trovo a casa stasera. Bene. Qui oggi, a Roma, era il santo patrono, cioè santi santissimi. Non mi dire che non hai lavorato tu, non me lo dire. Si è lavorato. Tu non hai lavorato. Ma no, si è lavorato. C'è gente che lo ha fatto. No, i negozi del centro. Aspetta che c'è Antonio che sta chiamando. Aspetta un attimo, proviamo a vedere se riusciamo a collegarci. Vediamo un po'. Forse sì. Antonio, ci sei? Ci sei! C'è pure Antonio Curatolo, non ci credo. Facciamo questa cosa a tre. Allora, Alfredo. Allora, un attimo che mi devo un attimo sistemare i microfoni e tutto. Allora, chiedo conferma che vi vediate bene. Intanto, ciao Antò, buonasera. Me ne vedo anch'io, ciao, buonasera a tutti. Vai, salutatevi. Ciao Fred, come stai? Non ti vedo, mica vedo la faccia tua ora. Eccolo qua. Ah, ora sì, mi vedo anche al video mio. Ciao Fred, come stai? Vedo un Antonio in circolazione. Certo, per vederci abbiamo di molta congiunta gomma anche noi, eh? Ma tanto a breve ci vediamo. Oh, un'informazione tra me e te, ma per caso sabato sei a Sementarecce, sabato e domenica? No, purtroppo no, perché voi ci passate? Immagino. Sono un raduno di 500 a Manciano. Ah, Manciano, vicino a noi, peccato, non ci siamo. Sento la voce di Alfredo, Michele. Lo so, perché qui è un po' complicato questo collegamento. No, diceva che Alfredo non riesce a esserci perché non ci sarà questo weekend. Peccato, noi ci trovavamo addirittura giù nel sud della Toscana. La vita venga a Mandauto, allora, è destino. Sì, Mandauto è l'unico punto certo dove ci possiamo trovare. Vero, Fred? Io vado a Mandauto lunedì. Lunedì, bene. Accompagna mamma. Bene, bene, bene. Ma agosto verrai, sì. Assolutamente sì. Alfred, lo dico anche a te. A Natale a Mandauto, tutti insieme.
Non facciamo scherzi. Non facciamo scherzi. Ma senti, io, a me sono tanti anni e ci piacerebbe venire a Natale, però... Lo vedo, Michele. Tutta la famiglia si... video con la doppia... immagine, la mia e la sua. Aspetta, Antonio, che stava rispondendo Alfredo sul Natale. Ah, scusa, non ho sentito. Dicevo che noi, con Giovanna, Marita e mamma, sì, siamo sempre qua a Natale, se no devo lasciare mamma sola e si può fare, ma troppo. Ma tutti insieme, no? Non si riesce? Beh, mamma ormai è difficile muoverla. Ah, ok. Ora la porto a Montacuto adesso, però poi non è che può far su e giù 2 o 3 giorni come prima, capito? Sì, ho capito. È un po' stretto, diciamo, muoverla. Va bene, allora magari ci vediamo ad agosto, dai, facciamo agosto Montacutese. Assente giustificato, bene. Che piacere vedervi insieme, amici, proprio bello, veramente bello. Come sempre, è una vita. Ma Rosalba lo sta. Rosalba è di là della puntata, ultima puntata, non mi ricordo quella minchiata. Scusate, non posso dire per il video. È scappato. Mi pare che si chiami, aspetta, come si chiama? Io amo Montacuto. No, quella è la nostra. È la nostra. L'ultima, non ricordo come si chiama. Ah, non mi viene. Vabbè. Tutto può succedere. Tutto può succedere, sì. Tutto può succedere. Abbiamo visto. Bene. La cosa bella è che io mi rivedo nel monitor del computer. Sì. Mi rivedo perfettamente nel monitor del computer. Alfredo vedo un telefonino con il tuo telefonino. Quindi praticamente sei ovunque, Alfredo. Non so quanta tecnologia stiamo usando in questo momento, ma è a livello di CERN, chiamiamo il CERN di Ginevra. Salutiamo l'amica Giusy Anzivino, infatti poi proveremo a sentire anche lei. Magari giovedì prossimo la chiamiamo, dai, facciamo. Ho mandato un messaggio a Lello che ci fosse anche lui. Non ce la fa? Però era uscito. Settimana prossima. Sei infortunato un pochino al ginocchio e quindi è un po' claudicante, diciamo. E allora si è andata a stare ferma a casa e c'è da... E invece no, è uscito con la macchina per raggiungere il gruppo podistico per fargli comunque da supporto morale. Bene. Sono in procinto di fare una bella scarpinata, mi sembra Manfredonia Vieste, il 9. Ah, quanti chilometri? Sono una trentina? Lui andrà in macchina. Ah. E appunto ha subito questo infortunio al ginocchio, quindi seguirà la carovana dalla macchina. I marciatori. Prende, noi intendiamo o 4 ruote o 2 ruote. Scarpette da ginnastica per farsi passeggiare lungo a piedi, non ci possono tanto interessare al momento, giusto? Vabbè. Aspetta, sente male. Aspetta un attimo, ti metto un attimo in pausa. Aspetta, volevo chiedere ad Alfredo. Alfredo, mi senti? Molto chiaro. Allora, ti volevo chiedere, stasera che cena hai fatto tu? Vediamo un po' se hai fatto una cena mandautese o no. Stasera direi di no. Stasera mia moglie, siccome c'è Cesare, diciamo che ora l'impegno prioritario è Cesare che c'ha già sana. Ah, ok, in bocca al lupo e allora. Quindi lui voleva gli hamburger e quindi abbiamo fatto una cosa un po' anglosassone con gli hamburger. Stranamente, stasera la Raggi ha organizzato i fuochi d'artificio sul Pincio. Oh! Non so come le sia venuto in mente. Per i Santi e Paolo. Non si è lamentata di racket dei fuochi d'artificio, non si è lamentata della mafia romana che steccava sui fuochi, non lo so, e quindi l'ha fatti fare stasera, è andata bene. Ma tu sei andato a vederli o li hai visti da là? No, perché mi sono dimenticato. Ah, ok. Non lo sapevo manco. L'ho sentito. Bene. Ma tu lo hai sentito, Botti? Io no, non li ho sentiti perché sono chiuso nel mio bunker, stavo registrando, sistemando la trasmissione per la diretta poi, quindi... Non ho sentito nulla praticamente. Va bene. Una cena tranquilla, diciamo, stasera. Ok, perfetto. Quindi lunedì Montacutese. Bene. Va bene. Poi ci vediamo agosto allora. A questo punto va abbandono. Va benissimo. Allora saluta il tuo amico Antonio, vai. Antonio, ci vediamo presto.
Antonio. Ah, assolutamente sì, a prestissimo, Fred. Un abbraccio forte. Ciao Alfredo, ciao. Un salutone a te. Ciao. Grazie, grazie Michele. Ciao Alfredo, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, siamo con Antonio Curatolo. Per la serie, quelle che ti mangiate stasera, mia moglie ha fatto una bella frittata con patate. Non so quanto sia montagutese, ma ci azzecca sempre. Ci azzecca sempre, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Fammi salutare l'amico Lillo, aspetta, mo gli mando un messaggio vocale, vediamo se poi lo posso chiamare. Lillo, un saluto in diretta a te, poi tra poco ti chiamo, ti voglio far fare un saluto in diretta, giusto un saluto. Devi sapere che Lillo è il barman che lavora vicino al dove lavoro io praticamente, cioè il bar dove io lavoro, e ogni mattina che mi vede dice tu è sto Montacuto, tu è sto Montacuto, si è appassionato a Montacuto e sta seguendo la diretta, che io ovviamente lo ringrazio, è una cosa molto bella questa, diffondiamo il verbo, anche a volte siamo un po' molesti. Esatto, esatto, esatto. Intanto Anna Rita Cifaldi ci saluta. Guarda, Antonio, lo faccio vedere pure a te. Guarda che bella sta foto. Questa foto è bellissima che ha scattato. Eccola qua. Anna Rita, è bellissima sta foto. Grazie. Che meraviglia. E devo salutare qualcuno. Devo salutare devo salutare Giuseppe, un amico di Napoli, che dice sto mangiando dalla gnora, che io saluto la suocera, saluto ovviamente tutta la famiglia Amato, ma ti sto guardando di stramacchio col cellulare, come faccio quando gioca il Napoli? E io gli mando un messaggio privato. Grandissimo Giuseppe, dopo vi prego, vi voglio fare un saluto telefonico veloce in diretta, così vediamo pure che cosa stanno mangiando. Antò, benissimo, quando ci vediamo quindi noi? Noi ci vediamo il 1 agosto, sicuramente. Perfetto, dai, perfetto, perfetto, perfetto. Ti libero questo canale, così ti libero la linea, faccio un abbraccio a tutti i montacutesi, soprattutto più forte a quelli che stanno all'estero. Benissimo. A quelli che stanno fuori comunque nel territorio italiano, isole comprese. Perfetto. E a tutti i fratelli, non so se ho avuto modo di vedere su Facebook io e l'amico Tonino D'Urso. Sì, sì, assolutamente sì. Sì. La festa cosiddetta paesana di Gauciano, un quartiere dove vivo Orazio, De Luca e Marianna. Sì. E lì la famiglia, noi ci andiamo sempre con 500, c'erano anche i vestisti, tra cui c'era appunto Tonino, abbiamo fatto una foto prima vicino al suo mezzo e poi vicino al mio mezzo, e Tonino l'ha postata appunto ieri. E la pubblicherò. Si trova a quei creatori misti. Sì. Io purtroppo sono più impegnato con i 500, infatti domenica, sabato e domenica prossima sono vicino a Grosseto, perciò chiedevo all'amico Alfredo, se era da quelle parti, mi avrebbe fatto piacere incontrarlo. Già che vado via il sabato sera. Perfetto, perfetto, perfetto. Va benissimo. Questo canale, un abbraccione a tutti quanti. Andiamo avanti così. Sempre. Hashtag Montacuto, hashtag Natale a Montacuto. Perfetto. Noi ci saremo, insieme a voi ci saremo. Grande Antò, un abbraccio anche a tua moglie. Ciao, 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 ciao. Allora, Antonio Curatolo, adesso voglio provare ad andare in quel di Foggia dall'amico Mauro De Michele, intanto mi si sono arrizzati i capelli, ragazzi, stiamo facendo veramente i numeri, vediamo se l'amico Mauro De Michele può rispondere al telefono, vediamo un po', ci proviamo, telefono staccato, vediamo un po' se riesco a raggiungerlo con WhatsApp, vediamo un po'. Io gli scrivo, vediamo se riesco a raggiungerlo. Nel frattempo voglio provare a collegarmi con l'amico Antonio Di Turo, vediamo se riusciamo a fare questa videofonata in rigorosissima diretta. 22:19 stasera, chiudiamo un po' prima, però io fino alle 11:20 non ci arrivo, soprattutto in queste condizioni. Vedo che siete comunque ancora tanti collegati e la cosa mi fa tanto piacere. Vediamo se l'amico Antonio Di Turo è collegato con noi. Allora, ci riproviamo a breve. Provo a fare un saluto a Lillo. Vediamo se l'amico Lillo, da quel di Roma, ci vuole salutare. Facciamogli una, se lo merita. Il saluto di Lillo. Vediamo un po', vediamo un po'.
Io chiedo conferma che il video e l'audio siano a posto. Mandatemi un messaggio se è tutto ok. Qui è bloccato. Sì, c'è qualche problemino di connessione probabilmente. L'amico Lillo è caduto, non risponde. Allora, c'è qualche problema di rete probabilmente. Io vi chiedo conferma, amici, se è tutto a posto, ma credo ci sia un salto di collegamento. Datemi conferma che sia tutto a posto, per favore, mandatemi un messaggio per capire se la diretta sta andando o si è bloccata. Eccoci qui, dovremmo essere tornati in linea. Eccoci qui. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Il bello non io della diretta. Vediamo se Antonio Di Turo si collega in audio da Montaguto. Vediamo un po'. Io ripeto, tutto in rigorosissima diretta, cari amici. Sto sudando come proprio non mai. Vorrei un po' di aria montagutese in questo momento. Vediamo un po' l'amico Antonio Di Turo. Si è collegato con noi. C'è, allora, c'è qualcuno che manda email. C'è Sorangela di Spirito che ha mandato un'email bellissima. Ci manda, ecco, Antonio Di Turo non risponde. Allora andiamo avanti con le telefonate. Provo a sentire adesso l'amica Barbara Ciarcia. Vediamo se non sta dormendo. L'amica collega superlativa Barbara Ciarcia, vediamo se la becco in un momento positivo, quindi se posso disturbarla. Vediamo un po' se è disturbabile l'amica Barbara Ciarcia. Tutto in rigorosissima diretta, amici. Faccio sentire il telefono che squilla. Oggi c'è un po' di difficoltà di comunicazione, eh? E allora, andiamo a Montaguto. Andiamo da Angelo D'Urso. Angelo D'Urso. Vediamo se riusciamo a sentire l'amico Angelo D'Urso. Vediamo un po'. Allora, intanto, io torno un attimo a bomba sul sito montaguto.com perché vi volevo far vedere alcune notizie. Intanto parlarvi della riunione che c'è stata oggi a Montaguto parlando della programmazione estiva. Allora, niente, neanche Angelo risponde, oggi veramente un po' complicate i collegamenti audio. Va bene, li riprenderemo, comunque li riprenderemo a breve. Nel frattempo proviamo ad andare anche a Montaguto, ancora una volta a Montaguto, dagli amici Nicola e Rosa. Vediamo un po', c'erano un po' di chiamate che avevo perso. Allora, andiamo da Rosa e Nicola, ecco qui. Da quelli di Montaguto ci hanno mandato delle foto bellissime, tra l'altro, dal paese. Vediamo un po' se sono collegati, se sono collegabili con noi. Pronto? Eccoci qua. E allora il collegamento con Montaguto è riuscito. Poi abbasso l'audio del tablet. Va benissimo, Rosa. Ciao, buonasera. Come si va? Eccoci qua. Allora, un attimo che faccio il cambio di inquadratura, così vi inquadro. Rosa e Nicola da quel di Montaguto, eccoci qua. Come si va, ragazzi? Ciao, ciao, buonasera. Tutto bene? Sì, sì, bene, grazie. Senti, ho visto quelle foto che mi avete mandato di Montaguto, stasera si sta una bellezza, suppongo, no? Sì, sì. Allora, un attimo che è caduta la linea, stava chiamando Antonio. Sono nel parco, ma sono scappati tutti via. Chi è scappato? Non ho sentito, scusami, Rosa. I ragazzi di Montaguto, giù nel parchetto, ci sono i ragazzi. E ho provato a fargli una foto, ma non appena mi hanno visto sono scappati via. Ho detto, vabbè. Sono un po' timidi, ragazzi, dai, glielo concediamo. Sì, infatti, sono adolescenti, purtroppo è una fase un po' strana. Eh sì, sì, ci sta, ci sta. Senti, quindi c'era vita in piazza, poc'anzi? Sì, i ragazzi
nostri, ragazzi che ci sono tutto l'anno. Bene, bene. Ancora non arriva nessuno da fuori, però vabbè, siamo in attesa che arrivino. Beh sì, l'estate si avvicina, abbiamo sentito Gaetana Marrone prima che ha detto che i primi di luglio sarà lì, quindi cominciano a venire alla spicciolata un po' di montagutesi. Sì, sì. Bene, se bene. Vengono fa piacere, ci fanno compagnia e ci rianimano il paese. Esatto, esatto, esatto. Infatti speriamo che sia questa una bella estate. Noi parliamo del Natale, ma naturalmente anche agosto, però agosto di solito qualcuno in più viene ogni anno, insomma. Sì, dai, ma sicuramente dobbiamo essere ottimisti. E poi qui vengono, c'è l'aria fresca, c'è la pace. Mamma mia, non me lo ricordare. Ci siamo noi. Allora, io vi vedo con felpe o sbaglio? No, manica corta. Ah, no, sbaglio. Ok. Già, il braccione. Già vi stavo lamentando. Mi stavo già lamentando perché qua fa caldo, si suda che veramente non si capisce. Allora, Rosa e Nicola sono caduti, vediamo se riusciamo a riconnetterci al volo. Vediamo un po', no, è caduta la linea, ecco, sono di nuovo con noi. Allora, dicevo, io mi stavo lamentando del caldo, però vedevo che lì ci sono 20-21 gradi, no? Sì, dai, tutto sommato è piacevole, la felpina ci sta, però è piacevole. Bene, bene. Non possiamo lamentarci, c'è stato un grande vento, un forte vento sì. Oggi, ma tutto sommato era caldo. Tanto è vero che si è inaugurata la piscina a Savignano e alcuni ragazzi dei nostri sono stati alla piscina da oggi. Bene, bene, bene. Facciamo in bocca al lupo agli amici della Tana del Lupo, si chiama? Come si chiama? Tana del Lupo, mi pare. Mi pare. Vabbè, non lo so. Vabbè, facciamo tanti auguri a loro comunque, insomma. I ragazzi. Bene, bene, bene. Va benissimo, ragazzi. Ok, è stato un piacere, Michele. Anche noi per me. Siamo... Grazie mille, un bacione forte. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Allora, Rosa Vocale e Nicola Delle Rose, Rosa Vocale in Delle Rose, che sono in quel di Montacuto. Nel frattempo mando ancora una volta i miei saluti più grandi a Lillo, l'amico Lillo, ci vediamo domattina. E poi voglio riprovare a chiamare Antonio Di Turo che ha chiamato, mentre ero in collegamento con Rosa e Nicola, vediamo di collegarci con Antonio. Pronto? Eccoci qua, Antonio Di Turo è in collegamento con noi. Buonasera Antonio. Ciao, buonasera. Tutto a posto? Ho un po' di problemi a vederti stasera. Cioè, salta? Sta bloccato, l'immagine è rimasta da un uratolo. Ah, è rimasta... Prova ad aggiornare un po', prova a premere F5, forse... Aspetta che provo a controllare, perché è probabile che ci sia qualche problemino al sistema. Aspetta un attimo solo, fammi dare un'occhiata. Allora... Ah, ok. Ma dal sito sei collegato tu? No, con Team Vision. Ah, bene. Aspetta che do un'occhiata perché è probabile, perché prima so che c'era stato un lieve blackout. Purtroppo le linee telefoniche, linee di collegamento streaming sono problematiche. Vediamo se riesco a risolvere in tempo reale. Fammi vedere un attimo. Intanto, sì, vedo che c'è qualche inceppamento di connessione. Io però adesso lo streaming lo vedo, Prova a riavviare un po', prova un po' a riavviare. Invece no, è rimasto bloccato, non so perché. È rimasto bloccato. Ah, ok. No, qui non sono riuscito più a seguire. Qui adesso va. Sta sempre il cerchietto che carica. Sì. No, guarda, qui però adesso si è ricollegato e vedo che c'è adesso il flusso di gente che si è ricollegata. Quindi... Si è ricollegato, non so, forse qualche problema a me. Probabile. Chissà, vediamo un po'. Poi magari ti vedrai la replica. Senti, com'è? Tutto a posto? Io sono arrivato tardissimo, c'è da vedere verso le 10:10, 10:15. Anto. Tu lavori, stavi a lavorare, giusto? Sì, mo sono tornato a casa. Bene, vogliamo ricordarlo. Sei tornato a casa da dove? Da Ariano. Da Ariano. Dal forno? Panificio del Tricolle. Panificio del Tricolle a Via Cardito. Ve lo ricordo. Ripristinato.
Niente, non si vede? Non lo so. Prova a riaccendere proprio da capo, perché è probabile che ci sia stato un momento di proprio verso la connessione. Perché adesso è ripartita tranquillamente. Sì, c'è stato. Va benissimo, perfetto. Senti, lo facciamo un saluto agli amici montagutesi, Antò? Sì, vi posso lasciare solo, spero, una buona notte, che sia una notte tranquilla, di riposo, e ci sentiamo domani. Perfetto, Antò, grazie mille, ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, cari amici, io adesso vi voglio far vedere un video saluto di un'amica canadese di Montreal che è stata a Montaguto in questi giorni e abbiamo incontrato e ve la facciamo, vi facciamo ascoltare i suoi saluti. Amici di Montaguto, siamo con Marilena Cobuzzi direttamente da Montreal a Montaguto. Ciao Marilena, buongiorno. Buongiorno a tutti i montagutesi, buongiorno. Marilena, tu a chi appartieni? Io appartengo alla famiglia Cobuzzi, mio papà si chiama Francesco e il mio nonno Luigi Cobuzzi. Che sono, loro sono di Montaguto? Sì, sono di Montaguto. Quindi anche tu c'hai il sangue montagutese? Sì, ho la metà del mio sangue che è di Montaguto, sì. E tu vieni spesso qui? Sei venuta spesso già in passato? Sì, mi piace molto venire qui a Montaguto, c'è la belle montagna, l'aria fresca e la famiglia che c'è, allora mi tiene al cuore, veramente vengo così spesso che si può. Senti, lo facciamo un saluto anche in francese, perché tu parli francese, sei del Canada, la parte francese. Un saluto in francese a tutti i montagutesi nel mondo. Alors bonjour à tous les montagutois à travers le monde. Je vous prie de passer à Montaguto le plus souvent possible. C'est une très belle région et profitez-en pour renouveler avec vos racines. Era Marilena Cobuzzi che è stata a Montaguto, adesso sono andati via lei e il marito e il figlio e io li saluto con grande affetto per questo saluto a tutti i montagutesi nel mondo, un saluto in francese. Ho da farvi vedere adesso qualche foto di Montaguto dei tempi che furono, ve le mostro in tempo reale, ecco qui. Allora, questa è una foto della Fontana Nuova del 1924 e poi c'è una foto degli anni 80 alla Fontana, guardate che bella questa foto di qualche anno fa, si riconosce un imberbe franco formato con maglietta celeste e pantaloni bianchi, il secondo a partire da sinistra, poi ci sono tantissimi altri amici montagutesi, guardate che bello, questo credo fosse un periodo agostano perché si vedono delle bancarelle sulla destra. Se vi riconoscete in questa foto, chiamateci, naturalmente lo dico anche al maestro, al professor Formato, non so se è in collegamento in questo momento con noi in diretta video. Poi volevo farvi vedere queste immagini di Natale a Montaguto. Allora, questo è il nostro hashtag praticamente l'iniziativa che stiamo cercando di portare avanti con grande veemenza, perché sarebbe bellissimo che a Natale ci ritrovassimo tutti a Montaguto, che riuscissimo a fare in modo da riempire il nostro amato paesello. E adesso vi faccio vedere il video dell'amico Angelo D'Urso che ci porta nel periodo appunto di Natale, periodo tra dicembre e gennaio. Guardate che bello, guardate un po'. Io direi che vale la pena, no? Bianco intorno a noi. Montaguto innevato. Allora, abbiamo ancora qualche altra cosa da guardare, abbiamo ancora un po' di cosette da sistemare. C'ho un altro video di una cara amica montagutese che dovete vedere assolutamente e che vi voglio mostrare qui in presa diretta. Zia Adelina. Vai, no. Due, uno, due, tre, via. Vai, ci siamo. Ci siamo? Voglio salutare a tutti i montagutesi. Io sono Adelina.
Un bacione grosso e ci vediamo presto. Ciao, un bacione, vai! Era l'amico Luca Marrone, il nipote di Zadelina, che ha fatto questo video un paio d'anni fa, credo. E Zadelina sempre in gran forma, l'abbiamo pubblicato perché era un ricordo di Facebook e ve lo volevo mostrare. Allora, vi dicevo che oggi c'è stato un incontro, ragazzi, a breve chiudiamo però questa trasmissione perché ci siamo, oggi forse riesco ad andare a dormire anche un po' prima. Oggi c'è stato un incontro per la programmazione dell'estate montagutese. Da oggi e per i prossimi due giovedì al via gli incontri con la cittadinanza, con il gruppo di cooperazione del progetto Il Futuro di Montaguto e appunto con tutti i cittadini. Oggi è stato il primo incontro alle 4 in aula consiliare, poi i prossimi incontri giovedì 6 luglio e giovedì 13 luglio. Poi la sera vi vedete, ovviamente io amo Montaguto. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Ci sono altre notizie che potete leggere sul sito montaguto.com, sui nostri account Facebook, la pagina montaguto.com, l'account, il gruppo Sedi Montaguto Se e quant'altro, vedete, ecco il sito. Allora, il comune di Arena, cioè il video bellissimo, io e Silvio Thorn di Beautiful, io amo questo video, è bellissimo, guardatevelo. Poi il comune di Ariano Irpino pubblica un bando, aspettate che mi stanno a chiamare, no, non riesco a prendere, allora un attimo solo, pubblica il bando per i lavori di riqualificazione del campo sportivo Renzulli. Poi ci sono i mazzolini, vi volevo far vedere i mazzolini di... i mazzolini, allora io intanto non vi sto facendo vedere il sito, ecco adesso vedete il sito, i mazzolini di origano montagutese che ha pubblicato la nostra amica Filomena Ferrara, faccio vedere subito questa bella foto, guardate quanti bei mazzuoli di origano appesi. Poi abbiamo ancora il comune che ha pubblicato l'avviso per la concessione dei loculi cimiteriali. C'è un altro avviso del comune in merito alla lavorazione dei terreni agricoli. Ariano Irpino invece c'è un problema di acqua, ancora una volta periodo di sospensione idrica, incredibile. Ariano vive un momento difficilissimo, sono molto vicino agli amici di Ariano, che saluto con grande affetto. Ancora ci sono due borse di studio assegnate dalla provincia di Avellino in commemorazione, per la commemorazione di Francesco De Santis e di Pasquale Stanislao Mancini. E poi ancora c'era la notizia importantissima, ecco all'Ariella c'è un problema di api, vespe e calabroni, state attenti se andate perché a breve si risolverà la situazione, però state attenti perché ci sono appunto questi insetti che potrebbero creare qualche problemino. Ancora la notizia che vi volevo dare, ecco questa è la commemorazione di Giovanni Ricci che è venuto a mancare a maggio a Francoforte. Il 15 di luglio sono aperte le iscrizioni, intanto sono state aperte le iscrizioni per la Proloco, per far parte dell'assemblea dei soci. Poi se volete vi rivolgete a Mimmo Ricci, Mengucci Ricci Andoni per le iscrizioni all'assemblea dei soci. Poi se volete far parte del consiglio direttivo e provare a proporvi come presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario, dovete fare riferimento a Michele Anzivino del Forno che sta in corso Umberto. Il 15 luglio alle ore 16 si terranno le elezioni del nuovo consiglio direttivo presso la sala consiliare del comune, quindi ragazzi, provate a riprendere questa Prologo, facciamola rinascere perché è importante, la Prologo è fondamentale in un paese, quindi non mancate. Ancora tante notizie, vedete Natale a Montaguto, c'è la notizia della raccolta rifiuti che domani, lo ricordo ai montagutesi, ci sarà la raccolta dell'umido. Poi c'è la commemorazione di Gleila delle Rose in Del Core. Io voglio vedere se riesco a beccare l'amico Minguccio Del Core, vediamo un po' se non sta lavorando in questo momento. Dopodiché credo che siamo arrivati al momento dei saluti perché si è fatta una certa anche oggi, 22:39, anche oggi siamo arrivati, praticamente quasi tutti quelli che eravamo, siamo arrivati alle 11:20, quindi per la conclusione di questa terza puntata di Io amo Montaguto che io sto amando veramente tanto. Io voglio mandare un particolare saluto a tutti gli amici che non si sono potuti connettere per problemi personali, per impegni,
che rivedranno la puntata in podcast, come dicono i più bravi. E volevo ricordare un altro paio di cose. Volevo ricordare una bella frase che ha detto la mamma dell'amica Emanuela Tolve, che sta in quel di Campobasso. Cioè, io di Montacuto, sai cosa mi ricordo? Mamma è montacutesissima, poi ce lo faremo raccontare da lei prima o poi. Io mi ricordo le stelle, non ho mai visto stelle più brillanti di quelle che c'erano. Allora, un attimo solo, Roberto? Oui. Sì, senti, siamo ai saluti finali, eh? Lo so. Ti volevo chiedere una cosa. Allora, aspetta un attimo, sta chiamando Minguccio, aspetta, dammi un attimo, ti richiamo io a breve, dammi solo un attimo. Ciao. Allora, ci sta provando a chiamare Minguccio, vediamo un po' se riusciamo a collegarci. Allora, Minguccio dal Canada, vediamo un po'. Niente, occupato. Allora, aspettiamo un attimo, vediamo se riusciamo a beccare Minguccio. Diceva la mamma di Emanuela, io di Montacuto mi ricordo le stelle, non ho mai visto stelle più luminose di quelle che ci sono al nostro paesello, che non soffre molti punti di inquinamento luminoso, inquinamento atmosferico, per cui ha, diciamo, una visione del cielo perfetta, magnifica. Questa è una bella immagine. Allora, vediamo un po'. Io vedo un bicchiere di Starbucks. Vedo un bicchiere di Starbucks. Pensavo che si fa tien. Amici, Minguccio del cuore, dal Canada. Ci sei, Mingu? Sto in macchina. Allora, facciamo fermare Minguccio. Richiamaci tu, Mingu. Ciao. Sì, allora diamo un minuto a Minguccio che sta guidando, ora si ferma per parlare con noi. Riusciamo a fare anche questo collegamento col Canada. E, vi ricordo un'altra cosa, a breve il TG in dialetto, la nuova versione grafica rinnovata. Come di consueto, Michele Pilla, Francesco Mascolo e Minguccio del Core, per questo TG che è montagutese ma anche inglese, quindi serve per tenere unite le popolazioni montagutesi, tutti i montagutesi nel mondo, anche quelli che sono emigrati, i nipoti, quindi per rendere comprensibile il montagutese anche a chi non lo capisce oltreoceano. Quindi una iniziativa storica, una cosa che non esiste ancora al mondo, che non esisteva prima di noi al mondo. Quindi è anche questa una notizia. Ancora una, vi voglio far vedere la sezione eventi che trovate sul sito di Montacuto, eccola qui in alto, vedete eventi in arancione. Qui ci sono i prossimi eventi di Montacuto. Vi leggo qualcosina. Allora, prossimi eventi. Abbiamo il 29 giugno, appunto, questo appuntamento. Poi la diretta di Amo Montacuto. Il 6 luglio, ancora, appuntamento con la programmazione estate montacutese. Ore 16, aula consiliare, 6 e 13 luglio. Poi il 15 luglio, riunione in sala consiliare, ore 16, per la elezione del consiglio direttivo della Proloco. E poi alle 18 del 16 luglio la processione della Madonna del Carmine, che potrete seguire anche su montacuto.com in diretta esclusiva, ve lo ricordo ancora una volta. Benissimo, proviamo a attendere un attimo Minguccio, che lo Canada è long, prima che arriva, insomma, si ferma, chissà quante ci mette. Allora, vedo che siamo arrivati anche oggi praticamente quasi alle ore 11. Vi volevo ricordare un'altra cosa, ma non me la ricordo neanche io, quindi io intanto vi mando tantissimi saluti, grazie per essere stati ancora una volta con noi, per aver scelto Io Amo Montacuto. L'idea è quella di riunire da Montacuto un insieme di amici montacutesi per collegarci in diretta tutti quanti insieme. Vi volevo mostrare, no, io oggi credo di essere stato veramente ligio al dovere, aver fatto tutte le telefonate che dovevo e di essere riuscito a portare avanti tutta la scaletta. Incredibile, vero? Ho cercato di fare una cosa un po' più compressa, perché l'altra volta siamo andati un po' oltre i tempi, siamo arrivati quasi alle 11:30, oggi chiuderemo un po' prima. Allora, vediamo un po', 11:44, vediamo se Minguccio si collega, altrimenti nel frattempo io andrei di qualche altro video, ma mi sa che li ho saltati tutti, quindi penso che stiamo a posto così. Diamo un'altra occhiata al sito di Montacuto, perché ci sono altre notizie. Allora, intanto ci chiama Roberto, provo a salutarlo. Roberto, un saluto al volo, perché poi chiudiamo con Minguccio, vai. Sì, saluto a tutti i montacutesi. Ci stavo dicendo, sì. Ho guadagnato questo piccolo tempo perché
ho visto che Minguccio mi stava chiamando. Sì. 5 secondi. Volevo chiedere a quello che ho chiamato prima, il signore che ho chiamato prima, come ha fatto a collegarsi da Team Vision. Che ce l'ho più io. Ah, ok. Glielo chiederò e ce lo faremo spiegare. Sì, bella idea, sì. Nel caso me lo dici, perché comunque io Team Vision non so come si fa, perché ho cercato montaguto.com, fare la sezione cinema, cose del genere, ma solamente che non lo trovo, quindi non so ancora come si fa, quindi volevo farmelo spiegare. Perfetto, Robby, ti saluto che sta richiamando Minguccio e poi chiudiamo. Un abbraccione a tutti. Ciao, grazie. Ciao Roberto. Ciao. Allora, infatti, chiediamo ad Antonio Di Turo come si faccia il collegamento con Team Vision. Intanto Minguccio, ecco, Minguccio, ci siamo, aspetta, ci hai provato a chiamare 4 volte, immagino che stia pensando, ma questi sono stupidi, li chiama e voi non mi rispondete. Allora, Minguccio, ci siamo quasi, vediamo un po', l'ultima chiamata del giorno, eccolo qua, Lumast, Manguccio Lugo, buongiorno a te. Come stai, Mangù? Buongiorno a tutti quanti, io sto anche buono. Ah, si vede che stai buono. Ando stai, Eni? Tengo assaltato, ma mi devo fermare a fare un servizio vicino a casa, allora mi trovavo in macchina. Ah, ok. Senti, ci vuoi far vedere il Canada un attimo con il telefono? Ci fai una panoramica fuori allo Funestrelle? No, non stai proprio buono, non ci sta niente da panorama. Questo è Toronto, amici. Toronto. Stanno pure là i camion? Stanno pure a Toronto i camion? I camion per i piccoli, per i grossi no. Il cielo canadese, ragazzi, oggi è azzurro. Il cielo canadese, che bello, siamo in Canada oggi. Una bella giornata oggi. Quanta grade stanno, Mangù? Siamo a 25. Facci più caldo di Mandaud. Oggi non c'è male. Ma chiotte un po', però è una bella giornata. Senti, ma è capace che domani hoc là? Come lo tempo, o no? Speriamo di no. No, è sicuro no. Posso farci sempre. Bene. Mangù, stiamo parlando dell'UTG in dialetto, che questa edizione sarà ancora più speciale di querata. Yes, it will be. Yes, we will be. I can tell you, sure. Bene. We will broadcast a new setup for our TG. And we'll make sure that we want more people like you that are watching right now to join us and take care of our program. Benissimo, saremo sempre di più a seguire il TG, Mengù, sicuramente. Quando stai da stile, facendo presente. Esatto. Ci servite a noi. Esatto, e a Montaguto. Vi chiediamo questo favore di aiutarci un po'. Lo facciamo tutto un po' paese nostro, per niente più. Esatto, aiutateci a portare avanti queste iniziative, sono d'accordo. Bene. Ma Guccio, fai un saluto in inglese ai mondagutesi che stanno oltreoceano e poi ce la fa pure in mondagutese a cui che stanno ad acquistato quart. I want to wish all my paesanis, it doesn't matter where you are, Australia, USA, Canada, East Canada, Western Canada, doesn't matter, Missouri, if you're in Illinois or in Ohio or in Minnesota, it doesn't matter, Florida, California, please. A warm hug from all of us from Montaguto. Well. And now. Senti, ma quando è che fai il prossimo barbecue? Perché tu fai un sacco di barbecue. Io forse stasera davanti come dice la master, Però a Silufa ci manda la fotografia, è sicurissimo. Ma il prossimo che faccio te la mando sicuro. Perfetto, benissimo. Mangù, io ti mando un abbraccio forte assai e grazie.
Appena può, fatto senti, mo, stacco il TG, poi ci sentiamo dopo. Appena può, fammi una colpa di telefono. Va boh, comunicazione privata. Va bene. Allora, ma io, c'è raso, ognuno la casa. Ecco. Questo telefono mi si scappando delle cose. Confietto ognuno a lulietta, ancora un po' presto, però quasi ci mo preparato. Well, che ora sono là? Quale sono? 4:50. 4:50 PM, bene. Bene. Va benissimo, Mangù. Un abbraccio forte. Salutissimi. Bye. Ciao Mangù. Allora, era Minguccio del cuore, io sono sempre emozionato, e Antonio Curatolo gli manda un carissimo saluto a Minguccio. E ragazzi, oggi siete stati veramente tanti anche questa volta, e siete stati speciali, io veramente non so come dirvi grazie. O forse non vi dico grazie, o meglio, non lo dico da parte mia. Io vi ringrazio per quelli che siete, cioè ringrazio voi da parte anche di chi segue, perché se arrivati a quest'ora c'è ancora tanta gente che segue questa trasmissione, e parliamo di 2 ore di trasmissione, perché manca pochissimo per altre 2 ore, per raggiungere 2 ore di trasmissione, vuol dire che veramente stiamo facendo qualcosa di importante. Io vi voglio fare il regalo di rimettere, perché adesso vedo che c'è un bel picco di ascolto, vi rimetto il video di Montaguto anni 80, chiudendo questa trasmissione, quindi vi potrete rivedere la terza parte del video di Tonino D'Urso, che io ringrazio in una maniera spropositata, e la terza parte Montaguto anni 80 ve lo potrete rivedere, poi lo pubblicherò anche naturalmente su montaguto.com. E il mio saluto è enorme, vi giunga da parte da qui, dagli studi di Montaguto TV, e arrivi praticamente ovunque in tutto il mondo, dovunque voi siate. Vi aspettiamo a Montaguto come sempre, cerchiamo di dare una mano al paesello nostro, cerchiamo di tornare il più possibile. Un saluto enorme a tutti voi che siete stati con noi, un saluto a chi non è stato con noi. Ci vediamo a breve su questi schermi con il TG di Montaguto. C'è Nicola che dice: continua così Mike. Grazie Nick, grazie moltissimo a voi. Secondo me è fondamentale che ci sia un seguito anche e soprattutto da Montaguto, perché questa trasmissione è fatta proprio per questo, per cercare anche un po' di riunire un po' gli animi, di come dire, Yamannanz, Simopog, Aunimc e Yamannanz. Non è una cosa secondo me sbagliata, anche se può sembrare un po' a volte presuntuosa. Io non mi voglio fare portavoce di questi stivali, come si suol dire, però ecco, ci siamo, andiamo avanti, continuiamo, proviamo. Vabbè, avete capito quello che voglio dire. Mi fermo qui per lasciare spazio alle immagini di questo video strepitoso, che è appunto Montaguto degli anni 80. Io voglio andare con la sigla di chiusura. Un attimo, non mi vedete adesso perché ho schiacciato un tasto sbagliato, vi chiedo scusa, sto in diretta per cui è tutto in progress. Allora, da parte di Michele Pilla per questa diretta di Io amo Montaguto è veramente tutto. Ecco, in studio Michele Pilla, lo devo mettere. E l'appuntamento rinnovato è giovedì prossimo 6 luglio ore 21, come di consueto qui su questi schermi. E la replica sarà disponibile da domani o da sabato, insomma il tempo che mi ci metto. E dopodiché, cos'altro dirvi? È stato un piacere di pazzi fare Io amo Montaguto con voi. Vi lascio alla sigla Montaguto anni 80. Ceras, ognuna la casa. Un bacione a Francesco e Concetta, naturalmente, che sono a Montaguto. Un bacione anche a Roberto. E fatemi salutare anche Nadia, che pazientemente mi ascolta. Tutti coloro che non sono montagutesi: Diego, Giuseppe Mannucchi, Lillo, Pietro e Anna, collegati pazientemente da Bologna. E tutti i montagutesi che siete in ascolto. Sigla di chiusura: Montaguto anni 80. Un video che dura circa 25 minuti. Se ve lo volete vedere, ne vale veramente la pena. E poi ci risentiamo prossimamente su questi schermi. Ragazzi, da parte mia è tutto, grazie ancora, ciao.